AAA cercasi specialisti capaci di dare risposte e soluzioni alle crescenti richieste di aiuto provenienti dalla famiglia in crisi. Servono esperti, servono mediatori familiari. Ma cos'è la mediazione familiare? Potrei definire la mediazione familiare come un'opportunità che viene riservata ai genitori che attraversano un complesso momento di vita, ossia quello della separazione e del divorzio, e per continuare a svolgere il proprio ruolo di madre o di padre in maniera efficace per i propri figli, pur essendo la loro coppia a questo punto disgregata. La mediazione familiare è un presupposto fondamentale, ossia che sia affrontato da parte dei genitori in maniera volontaria. Non si può obbligare una coppia di genitori a rivolgersi da un mediatore familiare, ma è necessario che loro stessi ne sentano la necessità, e questo al fine di migliorare la propria situazione, diciamo, di vita di questo particolare momento, e quindi poter garantire un maggior benessere ai propri figli. Il mediatore familiare si pone pertanto tra i coniugi da loro sollecitato per supportarli nella riorganizzazione delle relazioni familiari e consentire loro di prevenire il disagio, promuovere il benessere e proseguire nella comune responsabilità genitoriale. Quindi potremmo dire che il mediatore familiare è colui che cerca di fornire un punto di vista alternativo a quelli che sono i due rispettivi punti di vista dei genitori. E qual è questo punto di vista alternativo? Possiamo ipotizzare che sia il punto di vista del bambino, perché il bambino a questo punto diventa il centro dell'attenzione per il mediatore familiare e quindi anche per i genitori. Il bambino è colui che deve riacquistare il proprio benessere e viversi le proprie relazioni sociali, familiari e relazionali, in maniera ritornarle a vivere in maniera equilibrata. Per questo l'Istituto di Analisi Immaginativa di Cremona propone un apposito corso di formazione alla mediazione familiare. Sono ammessi al massimo 20 partecipanti, selezionati sulla base dei titoli e di un eventuale colloquio. Il mediatore familiare segue un percorso formativo specifico e complesso, al quale viene affiancato un periodo di tirocinio necessario e obbligatorio, il quale tirocinio appunto gli permette di acquisire una pratica professionale che poi sarà quella che verrà utilizzata dal mediatore quando andrà a incontrare concretamente delle coppie genitoriali da supportare e da condurre. Al termine di questo percorso formativo viene rilasciato un attestato di idoneità che permette appunto al mediatore familiare di iscriversi alle associazioni. Nel nostro caso facciamo riferimento all'AIMEF, che è una delle associazioni italiane di mediatori familiari, che regola l'attività del mediatore familiare nella sua pratica professionale. Il corso si svolge in 30 giornate per un totale di 240 ore in aula, suddivise in formazione teorica, visione di audiovisivi, analisi di casi, esercitazioni, simulazioni guidate in aula, stage e project work con supervisione. Il tirocinio verrà effettuato preferibilmente presso i servizi di mediazione familiare pubblici o privati convenzionati. Un corso di mediazione familiare e permette di dare quegli strumenti concreti, quegli strumenti efficaci per poter agire in contesti relazionali così complessi. È rivolto principalmente a laureati in psicologia, scienze dell'educazione, pedagogia, sociologia, giurisprudenza, specializzati in neuropsichiatria infantile e assistenti sociali. Le preiscrizioni al corso sono aperte. Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell'Istituto di Analisi Immaginativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in via Dante 209 a Cremona, telefono 0372 45 74 95, mail info@scuolaiai.it.
Sono sempre di più i giovani che decidono di studiare all'estero, specie in ambito universitario, dove diverse sono le opportunità per conseguire lauree valide anche oltre confine, per impratichirsi in una lingua, per partecipare a progetti internazionali, per sapersi muovere sui mercati stranieri o anche per svolgere un periodo di volontariato. Ma perché è proprio necessario varcare le frontiere per trovare nuove opportunità? Il periodo all'estero è parte del processo di internazionalizzazione dell'educazione superiore, dello studio universitario, ed è una componente importante. Non è indispensabile, ma è estremamente importante per creare all'interno dei nostri studenti quella formazione integrale a cui penso all'Università Cattolica. Quindi, oltre alle competenze nelle diverse discipline, dobbiamo preparare dei giovani che siano aperti al mondo, e oggi aperto al mondo vuol dire avere e fare un'esperienza internazionale. Quali le mete preferite o da preferirsi? Ma qui abbiamo diverse possibilità di studio all'estero. Abbiamo quelli più classici, in cui uno studente va a fare un periodo del proprio curriculum scolastico universitario presso i classici paesi europei grazie ai progetti Erasmus e al programma Erasmus Plus che c'è oggi, oppure in paesi come gli Stati Uniti che hanno nell'alto livello di competenze scientifiche una caratterizzazione del loro sistema universitario. Esiste un sistema che non è alternativo ma è parallelo, che è coerente sotto il tema del service learning, cioè dell'imparare facendo un servizio. Abbiamo un numero crescente di nostri studenti che decidono di andare in paesi in via di sviluppo svolgendo per un periodo limitato delle attività di supporto. È un imparare facendo qualcosa che è altrettanto importante. L'inglese si impone un po' come lingua passepartout, ma non è esclusivo. La conoscenza inglese diventa uno dei punti centrali, però abbiamo anche molti studenti che vanno in paesi di lingue latine come la Spagna, l'America Latina o la Francia. Per questo l'Università Cattolica si è attrezzata con un progetto di internazionalizzazione importante. Quali i numeri? Abbiamo oltre 4.000 studenti che ogni anno vanno in tutta l'Università Cattolica, fanno un periodo all'estero. Sulle sedi di Piacenza e Cremona sono circa 400 all'anno che decidono di andare all'estero. Questo può essere all'interno del progetto Erasmus, come dicevo prima, possono essere dei periodi di tesi all'estero, ci sono i semestri interi fatti in università all'interno di uno scambio tra università europee o statunitensi. Esistono poi dei percorsi più veloci come i summer programs, cioè i nostri studenti sfruttano la pausa estiva per fare un periodo in università all'estero. Nei giorni scorsi a Cremona si è svolto proprio per questo l'International Day dell'Università Cattolica. È un momento importante in cui l'Ateneo presenta ai propri studenti quali sono le attività internazionali che facciamo, quindi è un momento in cui agli studenti vengono offerte le diverse possibilità. Parte integrale però del processo di internazionalizzazione è quello che viene definito internationalization at home, quindi internazionalizzazione a casa. È per questo che noi puntiamo molto sul numero di studenti stranieri che entrino nelle nostre classi universitarie, quindi aumentare lo scambio direttamente all'interno di un corso che viene fatto in Italia. Abbiamo qui a Cremona un master, una laurea magistrale che è offerta in inglese. Abbiamo poi, stiamo tentando di implementare il processo che aumenti il numero di visiting professor, quindi anche uno studente che fa un corso in italiano può avere un insegnamento che viene impartito in inglese da uno studente, da un professore straniero. Questo è molto importante per avvicinare gli studenti a quel processo di internazionalizzazione che citavo prima. Ma quanti sono gli studenti stranieri che frequentano l'Università Cattolica? Lo stesso numero, molto simile al numero di quelli degli studenti italiani che vanno all'estero. Abbiamo circa 4.500-4.000 studenti che in tutta la Cattolica dall'estero vengono a studiare da noi. Anche qui ci sono quelli che decidono di fare un periodo intero, quindi fare la laurea magistrale o la laurea triennale. Ci sono studenti che vengono per un semestre o studenti che vengono per il summer program. A Piacenza e Cremona negli ultimi anni abbiamo sviluppato questi sistemi di summer programs che consentono a studenti stranieri, prevalentemente vengono da Stati Uniti, America Latina e Cina, che per 4 settimane studiano nelle nostre sedi
affrontando alcuni temi specifici, ad esempio gli aspetti caratteristici del settore agroalimentare. Insomma, far di capire come realmente per i giovani universitari studiare all'estero sia come prenotare un biglietto per il proprio futuro.